Non avete idea di quante volte io o anche voi facciamo una certa scelta senza renderci conto del perché, senza capire quale sia la motivazione che ti porta a fare quella scelta. E alla fine, guardate gli psicologi. C'è un motivo se gli psicologi spesso fanno disegnare soprattutto i bambini. Perché nel disegno tu inconsciamente, senza rendertene conto, fai una serie di processi di ragionamento. Che tu non ti sei neanche accorto di aver fatto. E che rappresentano qualcosa e hanno un significato. Ed è così che funziona l'arte. Esattamente in questo modo. E è sempre stata così. Fin dall'inizio dei tempi. Fin dagli uomini primitivi che facevano le loro pitture rupestre nelle grotte di Lascaux. Ma solo ora l'uomo lo ha realizzato, quando è nata la fotografia. Vedete, nel 1839, lunedì 7 gennaio 1839, perché sapete, faccio la guida in un museo di fotografia, non posso non sapere questa data. E a Parigi. A Parigi, che era il centro dell'arte. E gli artisti, quando hanno visto la fotografia, la primissima cosa che hanno pensato è stata: ah, siamo fottuti! Perché questa cosa chiamata fotografia, può fare un ritratto in qualche minuto. Perché ai tempi ci voleva qualche minuto per scattare una fotografia, o anche qualche ora, non parliamo di NIEPS. Ma il punto è che quando venne inventata la fotografia, l'arte credeva di essere morta, perché non c'era più bisogno di un ritratto, non c'era più bisogno della paesaggistica, non c'era più bisogno di tutto quello che l'arte era stata finora, perché per imitare la realtà bastava una fotografia e lo faceva molto meglio di qualsiasi artista a un prezzo più basso, perché per quanto le lastre fossero d'argento, costavano meno di un quadro. E basta, e ah, ma le fotografie non sono a colori. Sì, ma sapevano tutti che prima o poi sarebbero diventate a colori. E una volta che le fotografie saranno a colori? E infatti, tutti i grandi movimenti artistici di fine 800 e inizio 900, tutte le avanguardie sono state dei tentativi da parte di vari artisti di rappresentare qualcosa che la fotografia non poteva rappresentare. Per esempio, gli impressionisti. Le impressioni come la nebbia non potevano essere date per bene dalla fotografia. Certe luci, certe ombre, certe sfumature della realtà non potevano essere date dalla semplice fotografia, non assolutamente, ma sì, 5-6 anni e hai finito con l'impressionismo. Non basta. Il surrealismo? Carino, carino. Il surrealismo aveva intenzione di rappresentare i sogni, perché la fotografia non può rappresentare i sogni. Peccato che il cinema può. Il cinema può assolutamente. E può usare a suo vantaggio l'arte per fare cinema. E quindi l'arte deve trasformarsi in cinema? Ma assolutamente no. L'arte, secondo i suprematisti, doveva rappresentare l'assoluto. Cioè dei concetti che la fotografia non poteva rappresentare, perché la fotografia poteva rappresentare una persona spaventata, ma non poteva rappresentare la paura. Ed è così che abbiamo Malevich che fa quadrato bianco su sfondo bianco. Bravo! E Kandinsky? Kandinsky prova a pietrificare la musica trasformandola in un quadro. E così ne abbiamo tantissimi altri. Un sacco di gente che dagli espressionisti, Van Gogh, Miró, tutti quanti che cercano di rappresentare qualcosa che la fotografia non può rappresentare. A un certo punto si sono dimenticati del fatto che dovevano cercare di fare qualcosa che la fotografia non poteva fare. A un certo punto hanno semplicemente iniziato a dire: ok, se stiamo trovando queste 50.000 cose che non l'avevamo mai fatto prima. Se stiamo trovando tutte queste cose che l'arte può fare e la fotografia no, allora che diamine ha l'arte? Perché il vantaggio della fotografia è che può riprodurre fedelmente la realtà, poi può essere modificata, eccetera, ma gioca sulla realtà e sulla sua rappresentazione e sull'inquadratura. E allora il resto dell'arte su cosa gioca? E tutti hanno ragionato, ragionato, finché nel 1917 non arriva un certo Richard Mott, che non è assolutamente Duchamp, e che mette all'interno di un museo un orinatoio, un cesso pubblico. Così, lo mette al centro del museo. Tantissimi di voi, quando mi dicono che l'arte di oggi non ha senso, citano quest'opera. Sappiamo tutti che quell'arte è provocatoria, ma è del 1917. Sono passati attualmente 103 anni. 103 anni fa, non è l'arte di oggi. La gente che ha fatto quest'arte è stramorta. Non è l'arte di oggi. L'arte di oggi non funziona così. Quando
Qual è il problema? Che voi non sapete neanche quale sia l'arte di oggi. Quindi partiamo da Duchamp e facciamo un discorso molto generalizzato e semplicistico su quello che succede. Duchamp fa il ragionamento della Gioconda. Perché diamine la Gioconda dovrebbe essere una grande opera d'arte? Ve lo rivelo io, per tutti gli studiosi d'arte la Gioconda non è un cazzo. È letteralmente un ritratto qualsiasi. Sì, ben fatto, perché è di Leonardo. Ma perché deve essere il quadro più famoso di tutti i tempi quando abbiamo 2000 anni di storia dell'arte che potremmo usare? Perché è quello. Perché tutti conoscono la Gioconda? Perché tutti sono fissati con la Gioconda? Semplice, perché qualche anno fa è stata rubata ed è diventata famosa sui giornali per essere stata rubata e poi ritrovata. Ma, a parte quello, la Gioconda non è nulla. Quindi svisceriamo un po' la Gioconda. La Gioconda è un pezzo di legno, ricoperto di gesso, per poi essere ricoperto di colori a olio. Sono abbastanza sicuro che non abbia fatto Leonardo quel pezzo di legno, lo avrà commissionato un falegname, giusto? E il gesso? Ma probabilmente non l'ha steso lui, il gesso, sulla tavola. Probabilmente lo ha fatto, che ne so, un suo allievo o magari qualcuno che lui ha commissionato che lui nemmeno conosceva. Magari addirittura l'ha già comprata così com'è, con tutti gli stelli dietro per tenerla ben arrancata, insomma. E beh, lui però l'ha dipinta. Con quali colori? Colori che non ha fatto lui, che sono in vendita. E se li ha fatti lui? Non li ha fatti lui, di solito lo fai fare ai tuoi sottoposti, ai ragazzini che vogliono imparare il mestiere, che si mettono a preparare i colori per Leonardo. E allora Leonardo che diamine ha fatto? Perché la Mona Lisa era la Mona Lisa, e nel suo merito suo se c'è quella faccia. Lui praticamente ha semplicemente messo assieme queste cose. Che diamine ha fatto che la fotografia non può fare? Anzi, ha fatto anche qualche piccolo errore, quella... Che cosa ha fatto lui perché tutti quanti possiamo essere così affascinati dall'arte? La risposta è quella che dà Peridot. Realizzare che l'arte è strafottutamente inutile. Non serve a niente. E questa è la cosa più bella che l'arte possa mai fare. È stata un'opera catartica. Una catarsi di Leonardo. Che ha trasformato un qualcosa che lui sentiva nei confronti di quel volto in un'opera complessa che impiegheresti ore a spiegare. E stiamo parlando della Gioconda, che è la più banale delle opere d'arte. Figuriamoci se iniziamo a muoverci in qualcosa di un po' più complicato. La cosa che molti muovono all'arte è il potevo farlo anch'io. Sì, anche tu potevi mettere un urinatoio all'interno di un museo. E anche tu potevi fare la Gioconda. Lo so che sembra assurdo, ma non ci vuole un cazzo a fare la Gioconda! Pure Duchamp l'ha rifatta per metterci i baffi! Tutti hanno fatto la Gioconda! Chiunque abbia studiato arte può fare la Gioconda! Tutti possono! Ve l'assicuro, è metodo accademico! Si studia a scuola! Tu ti prendi qualche libretto di Piero della Francesca, qualche De Pictura Pingendi e cose del genere e ti studi l'arte! E hai risolto tutto, magari fai qualche studietto di, che ne so, Grey's Anatomy e hai ottenuto automaticamente, non la serie TV, il libro, e hai ottenuto un'opera d'arte e puoi ottenere la Cappella Sistina. Chiunque può fare il lavoro di Leonardo e di Michelangelo, ma loro sono grandi artisti, perché? Non perché hanno saputo fare un'opera più realistica rispetto agli altri, ma perché la loro intima e personale intenzione è in quelle opere. Perché tutto ciò che loro erano, il loro modo di ragionare, la loro sensibilità, le loro scelte, tutto qualcosa di inafferrabile che nessuno riesce a spiegare, è ancora lì dentro. Ed è nel profondo. E nessuno glielo potrà mai togliere. Ed è questo il bello. È per questo che tutto è così meraviglioso. Per questo Peridot finisce per apprezzare l'arte. Per questo Steven Universe è un'opera che vi piace tanto. Perché c'è Rebecca Sugar lì dentro. C'è Jandy Tartakovsky, c'è tutta la gente che ha lavorato a Steven Universe, c'è persino James Baxter, ci sono tutti. Ognuno di loro, separatamente, in ciò che ha fatto, è lì dentro. Ogni opera d'arte è una grande anima, un cuore pulsante, un qualcosa di vivo. Così, per parlarvi di qualche artista, me ne sono segnati tre che potreste capire senza aver bisogno di studiare nulla, ok? Per esempio, prendete... Félix González Torres. Questa, che vedete, è una sua opera. È un 80 kg di caramelle. Tutto qui. Non le ha fatte lui, le ha comprate. Sono 80 kg di caramelle stese sul pavimento e basta. E la cosa interessante di quest'opera è che le puoi prendere.
Sì, ci sono vari musei che hanno quest'opera, perché non ce n'è una sola copia, e chiunque si può avvicinare e prendere quelle caramelle. Ok? Semplice, sono gratis, giuro, sono gratis. Certo, è da idioti prenderne una manciata, però comunque sì, potete prendere una caramella e mangiarvela. Anche lì sul posto. Assolutamente. C'è qualcuno che se la conserva, e poi marcisce e chissà che altro. E l'opera è lì. State per dirmi che non è arte? Che anche voi siete perfettamente in grado di farlo? Va bene. Quella è arte concettuale degli anni 90. Allora, Félix González Torres era gay. E negli anni 90 che cosa succedeva ai gay? L'AIDS. L'AIDS, questa terribile malattia, che ai tempi mieteva tantissime vittime, tra cui, guarda caso, l'amato di Félix González Torres, il suo fidanzato. Morto, di AIDS. Il suo fidanzato pesava 80 kg. 80. E da quando ha preso l'AIDS ha iniziato a perdere peso, finché non è morto. Consumato da una malattia. Orribile, ovviamente. Tu, persona che prende quella caramella, non sai che cosa stai facendo. Una volta che l'hai fatto ci ragioni e capisci. Tu sei l'AIDS. E man mano che tu prendi queste caramelle, le caramelle finiscono. È orribile. È come se tu lo stai succedendo. Pian piano che le persone prendono una singola caramella, anche se è pochissimo, trasformano quegli 80 kg in 70, in 60, in 50, in 40 e ormai siamo nell'anoressia. È come uccidere l'uomo che lui ha amato. Però lui si sta donando a voi. Si sta donando a voi, vi fa un favore, vi dà una caramella. L'amato di Félix González Torres è lì. E tu prendendo una caramella stai prendendo un suo dono. Perché a lui piaceva tanto donarsi agli altri. Ma ogni notte, nel museo, ogni notte, c'è un addetto che per ancora un sacco di anni si occuperà di controllare quante caramelle sono state tolte e le farà tornare 80 kg. Controlla qual è il peso delle caramelle che sono rimaste a fine giornata. E ci versa un bel secchiello di altre caramelle per arrivare di nuovo a 80 kg. Come se il suo amato fosse diventato immortale. Come se potesse vivere per sempre. Perché per quanto venga consumato dall'AIDS e da 80 kg diventi sempre di meno, ogni notte può essere rinnovato e tornare a essere 80 kg di bellissime caramelle. Una cosa che piace a tutti. Proprio come il suo amato piaceva a Félix González Torres. E qui l'arte non sta in un'opera. Sta nel concetto, sta in quello che rappresenta per chi l'ha fatto e nella storia che ci sta dietro. Non tutta l'arte è così, ma questa è una delle idee di arte. Oppure prendete Moira Ricci. Guardate, sono fotografie normali, queste sono le fotografie che lei fa. Sono fotografie di vita quotidiana, fotografate come qualsiasi persona le fotograferebbe. Qui direste tutti quanti: ah, questo lo posso fare anch'io! Beh. Allora vediamo di indagare un attimino un po' più a fondo, perché sembra che possa farle anche tu, ed è previsto. Ma in tutte quante queste fotografie, questa ragazza non c'è. Queste sono tutte quante fotografie di quando la mamma di Moira Ricci era viva. E sono tutte quante fotografie di lei che fa cose per conto suo, vecchi ricordi di quando ha incontrato suo padre, di chissà quanti anni fa, prima che Moira nascesse. E questa è Moira al giorno d'oggi. Si è inserita in ogni fotografia guardando sua madre con amore. Tutto questo per poter stare ancora un attimino con lei e potersi godere un ultimo momento accanto a lei. E poter avere un attimo ancora riuscendo a starle accanto. È una cosa meravigliosa. Lei ha vinto anche un premio per questo. Perché queste fotografie, viste da una persona che non sa la storia che ci stanno dietro, non che non sanno la storia che ci sta dietro, sono solo fotografie. Fotografie qualsiasi, senza nessun significato nello specifico. Ma una volta che scopri che cosa sono, cambia tutto. Cambia tutto. Io finora vi ho parlato di due artisti che hanno lavorato con la morte, perché la morte è una cosa molto facile da spiegare, diciamo. Poi
c'è Marina Abramovic. La performance è una versione alternativa dell'arte che unisce il teatro alla scultura. E come faccio a spiegarvela? Praticamente una performance, per esempio, è questa. Lei si è messa in una stanza e ha permesso a chiunque entrasse di farle qualsiasi cosa. Potevi spingerla, schiaffeggiarla, abbracciarla, leccarla, potevi toccarle la vagina se volevi. Qualsiasi cosa. Anzi, c'era pure un tavolo con una serie di oggetti che potevi usare su di lei legalmente. C'era un pennarello, potevi scriverle addosso. C'era una pistola, potevi ucciderla. La sua performance è stata donarsi al pubblico e scatenare una serie di riflessioni sulla cosa. Cosa si può fare, che cosa non si può fare? Chi osa fare cosa? Che cosa le persone avrebbero fatto facendo una cosa del genere? È un po' come un esperimento sociale, ma non è solo un esperimento sociale. Lei si sta davvero mettendo a disposizione delle persone, a suo rischio e pericolo. Non per accontentare qualcun altro, perché a lei è piaciuta questa cosa. Di sicuro il suo più famoso è anche uno dei più recenti, al MoMA, dove lei si è seduta su una sedia per 3 mesi. Ed è stata lì, in tutti gli orari di apertura del MoMA, a guardare chiunque si sedesse davanti a lei. Si sono sedute tantissime persone. Persone che si sono sedute e non hanno sentito nulla. Persone che si sono sedute e hanno sentito tantissimo. È un po' come quando guardi un'opera d'arte, no? E quindi tu le incontri dal vivo. Immaginate di poter fare la stessa cosa con Rebecca Sugar. Non le potete parlare. Si siede davanti a voi e potete guardarla negli occhi. Sapete, guardare negli occhi una persona può sembrare una cosa da nulla, ma c'è stata una volta in cui durante un corso mi obbligarono a guardare negli occhi un ragazzo per un po' di tempo. E all'inizio ero un semplice, vabbè, cerchiamo di non ridere, guardiamoci. Dopo un attimo che si guarda ininterrottamente negli occhi una persona dal vivo, succede qualcosa che non so spiegare. E che Marina Abramovic è riuscita a portare grazie a quest'opera. Succede un qualcosa di strano. Dovete farlo con serietà. E ci deve essere qualcun altro che decide per voi quando iniziare e quando finire. Deve essere una persona qualsiasi. Dovete guardarla negli occhi e dovete continuare a farlo. Potete sbattere le palpebre, ma non potete distogliere lo sguardo neanche per un attimo. Continuate così. A un certo punto perdete la cognizione del tempo. Non sapete se vi state guardando per 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti, 20 minuti, un'ora. Semplicemente vi guardate l'un l'altro. E si va avanti così. E si inizia a intuire qualcosa, qualcosa nel profondo, qualcosa che si muove là sotto. Qualcosa che non avete mai sperimentato viva, qualcosa che non avete mai sperimentato prima con qualsiasi altra persona. Ecco, l'arte sta cercando di sperimentare ora. Si sta muovendo in direzioni in cui non si era mai mossa prima, lasciando delle libertà enormi. E l'arte di oggi è fatta anche di tante cagate. Questo perché le cagate delle epoche passate sono già passate. Quindi su ogni 100 artisti del Rinascimento noi ne ricordiamo uno, massimo due. E beh, noi viviamo nel presente, tutta l'arte è stata contemporanea e nel presente l'arte contemporanea è composta da tantissimi artisti. Di questi chissà quanti sopravvivranno, chissà di quanti ci ricorderemo, chissà quanti di questi saranno così importanti. Ma ti assicuro Marina Abramovic lo sarà, ma gli altri due? Félix González Torres e Moira Ricci? Forse Torres sì e Moira Ricci no, chi lo sa? Insomma, viviamo nel presente, noi non sappiamo che cosa stia succedendo e i futuristi che volevano semplicemente fare un po' di velocità e criticare un po' il passato, ora sono nella storia. Altri grandi movimenti invece non esistono più e sono completamente falliti, scomparsi dal nulla e insomma, l'arte attualmente è così strana da capire perché ci sono persone come Peridot che stanno cercando in tutti i modi di esprimere qualcosa. Ma arrivano da un mondo diverso rispetto a quello di prima, non arrivano da grandi accademie, non sempre, anzi, spesso no. Ci sono delle storie che hanno bisogno di essere raccontate. Con manga e fumetti, con serie TV, film, con videogiochi, con performance, con opere teatrali, musical. C'è chi si muove con la danza, c'è chi lo fa con la poesia, con la letteratura. C'è chi usa l'architettura, chi il design, chi la grafica. Ci sono così tante forme d'arte, dalla fotografia a chissà quale strana forma di modellazione.
E il cosplay persino, o la moda. Ci sono così tanti modi per esprimere la propria arte. Se non capite un'opera, beh, abbiate un po' di pazienza. Perché al giorno d'oggi tante opere che fanno parte dell'arte concettuale funzionano come quelle di Peridot e rappresentano un qualcosa di complicato. Quel qualcosa di complicato che un po' alla volta ha portato Peridot a dare della tonta diamante giallo. Che non è una cosa da nulla. Quando Peridot dà della tonta diamante giallo, non sta dando della tonta diamante giallo, ma a se stessa. Perché diamante giallo sta dicendo le stesse cose che Peridot ha detto per tutta la prima stagione e per metà della seconda. Peridot sta insultando diamante giallo per aver detto esattamente quello che Peridot crede. Quello che Peridot ha detto fino al momento in cui Steven non le ha spiegato che cosa sia la musica. Peridot sta insultando Diamante Giallo e le sta dando contro perché Peridot ha fatto una cosa che Diamante Giallo non aveva mai fatto prima. È maturata. Peridot ha fatto una cosa che i diamanti mai hanno pensato di fare a parte Diamante Rosa. Cambiare, provare a maturare. Peridot ha capito che aveva torto. Ha capito che quello che lei pensava non era quello che era giusto. Era limitato a un solo pianeta che non è la Terra. Il pianeta natale e chissà quanti altri pianeti ci sono con un sacco di cose che nessuno di noi si aspetta. Peridot sta facendo un grosso passo dando della tonta diamante giallo perché sta dicendo esplicitamente che lei stessa ha avuto torto, che lei stessa ha sbagliato e che lei disconosce tutto quello che lei ha detto fino ad ora. Peridot ha capito finalmente che nella vita non c'è solo il lavoro, che nella vita non c'è solo lo scopo e che una persona inutile non vale meno di una utile e che anzi ci sono cose inutili come il Meep Morph che sono fondamentali. E Peridot non mi sembra che si sia poi appassionata tanto ai Meep Morph, ma Lapis sì. Lapis ora ha bisogno di scolpire. Lapis ora ha bisogno di cantare. Lapis ora ha bisogno di Meep Morph. Lapis ha bisogno dell'arte. Perché è l'unica cosa che può aiutarla a fare la stessa cosa che ha fatto Peridot. Maturare. Chissà da che parte andrà Peridot ora. Ma credo che Peridot abbia completato il suo percorso di maturazione. Per questo ora è solo una spalletta comica. Perché Peridot ha fatto tutto quello che doveva fare. Lei è completa. Lei è riuscita a fare il suo percorso di maturazione meglio di molti altri. È bellissimo. E Steven Universe riesce a dimostrarsi sempre una serie straordinaria e meravigliosa. Grazie Steven Universe di esistere. Thank you.